Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Maurizio mi fa ridere. Oggi per noi è domenica 10, no, 11, sì, 11 aprile. Pia si è scatavetrata in terra e per colazione vanno a mangiare due fette di pane integrale con la marmellata di fragole e poi qui mi sono fatta un cappuccino con un goccino di caffè e latte di mandorla che gli ho fatto la schiuma e per dolcificare andrò ad usare una bustina di stevia e boom. E iniziamo così questa giornata. Qui c'è il latte e caffè di Maurizio e qua il pane tostato per Maurizio Gabriele. Va bene, andiamo a fare colazione, ci aggiorniamo dopo. Ciao ciao! Allora, eccomi, mi sono poi dimenticata di farvi vedere com'era venuta la peperonata. Comunque rimango nella mia idea che la peperonata con il tofu, cioè il tofu con la peperonata. Pia, hai fatto la popò? No. Sei sicura? No. Non hai fatto la cacca? È pipì. Solo pipì? No, è cacca. Hai fatto anche la cacca? No. Oh mamma mia. Hai fatto solo pipì? No. Guarda che tra un po' bisogna andare a fare la doccia. Comunque, praticamente il tofu con la peperonata è fantastico, veramente buonissimo, mi piace un sacco. Infatti, adesso devo provarlo ancora a fare al curry come c'è in una ricetta che mi ha dato la nutrizionista, ma così con la peperonata faccio la peperonata come avete visto, poi ci butto il sugo come si fa. Poi quando è pronta, quasi pronta, taglio il tofu a cubetti, ce lo butto dentro, lo lascio andare un pochettino, lo mescolo in modo che si insaporisca bene ed è fantastico. Poi mangiate insieme ai peperoni,
meraviglioso. Comunque, purtroppo, Pia, basta, tiralo su, basta, tira su lo sgabello, o stai fermo. Purtroppo oggi abbiamo avuto la conferma che quelle bambine che vi dicevo che vanno in classe di Gabriele sono risultate positive, di conseguenza Gabriele da domani, lunedì 12 aprile, è in DAD per, presumo, 14 giorni, così c'era stato detto nella prima circolare, ma dobbiamo aspettare che domani ci arriveranno altre comunicazioni dal SISP per dirci quanto tempo deve stare in quarantena e appunto cosa può e non può fare. Per quanto riguarda noi e i fratelli, invece, possono andare a scuola e possono uscire. È scritto anche nella circolare. Se riesco vi taglio quello che c'è scritto e ve lo lascio qui sotto, così almeno lo potete leggere anche voi. Non sono d'accordo su questa cosa, perché secondo me poi è proprio in questa maniera qui che i contagi, per questo motivo qua, che poi i contagi non si fermano, perché Gabriele potrebbe averlo portato a casa o qualsiasi altro bambino, non averlo preso lui, non avere sintomi, magari essere asintomatico, ma averlo attaccato a qualcun altro, genitore o fratello, sorella che sia, che poi continua ad andare in giro e quindi magari lo porta ad altre persone. Quindi secondo me è una cosa assurda. Però ovviamente, Pia, non devi toccare. Ovviamente, se c'è scritto così, come abbiamo fatto, sempre fatto finora, abbiamo seguito le regole, c'è scritto così e quindi noi facciamo così. Chi sono io per dire non è giusto, hanno sbagliato tutto? Io non sono d'accordo, io avrei fatto diversamente. Secondo me, lo so che sarebbe stato un casino e magari problematico, però avrebbe avuto secondo me più senso per i 14 giorni fermare i compagni delle bambine e le famiglie dei compagni, perché così non ha senso. Comunque, vabbè. Quindi facciamo così, perciò domani pensavo di essere da sola con Pia e poi con Manuel e invece avrò Gabriele. Il lato positivo per me di questa situazione è che così non devo svegliare Pia per portarmela dietro quando accompagno Giorgia, ma posso lasciarla, tanto dorme, con Gabriele 10 minuti, il tempo di portare Giorgia, cioè mollarla praticamente e tornare indietro. Gli altri vanno tutti a scuola, c'è di nuovo il pulmino, quindi le bambine prenderanno il pulmino, Manuel prende il suo pullman, va ad Acqui e niente, quindi io lascerò, tanto Pia quell'ora lì dorme, se non la sveglio lei dorme, perciò sto tranquilla. E poi comunque sono proprio 10 minuti, cioè vado e torno. Purtroppo non posso fare altrimenti e quindi preferisco così, tanto stai in casa, visto che comunque il tempo non è più quelle giornate belle che già magari presto si stava bene, ma adesso ha ricominciato a far freddo, magari piove, se se ne stai in casa invece che portarla fuori magari evitiamo di prenderci un'influenza. E niente, quindi questa è, diciamo, la novità. La novità per quanto riguarda Gabriele. E adesso vado a preparare la cena. Hai mangiato un biscotto al cioccolato? Sì. E hai fatto anche la cacca? No. Sei sicura? No, cacca. Hai fatto la cacca? No. No? Hai fatto solo la pipì? No, acqua. Cosa c'entra l'acqua? Vabbè, comunque adesso vado a preparare la cena. Per stasera faccio l'acqua, sì. Aspettate, la bottiglia, figliolo, io ancora devo fare il bagnetto. Ce la faccio, eh? Ce la faccio fare tutto. Bravo. E faccio risotto con il cavolo rosso, lo faccio in modo diverso, non come il normale risotto, perché quel riso lì non cuoce, quindi lo faccio cuocere a assorbimento, l'ho già messo nella pentola con l'acqua
e nel frattempo vado a tagliare e a far rosolare nella padellona il cavolo rosso con una cipolla, qualche spezia, e poi appena il riso si è assorbito, ma comunque non sarà ancora perfettamente cotto, ce lo butto, mescolo tutto assieme, lascio finire la cottura e così almeno riusciamo a mangiare un risotto decente, perché se no non mi cuoce. Questo tipo di riso qua è faticosissimo da far cuocere così a risotto. Là c'è Giorgia. Chi ha detto quella lingua? Adesso andiamo a fare poi il bagnetto, eh? Va bene? No. Come no? L'hanno fatta tutti, la devi fare anche tu la doccia. La doccia? Sì. Va bene, vado a preparare la cena e a lavare Pia e ci vediamo magari più tardi. Se riesco vi faccio vedere qualcosa di come faccio questo risotto che non ho mai fatto, ma mia zia mi ha detto che viene buono, perciò mia zia Giovanna, perciò lo proviamo. Tanto lì il cavolo rosso devo farci qualcosa e allora provo a farlo, a fare il risotto. Così almeno faccio anche un piatto unico per tutti e risolvo la situazione. Va bene, io vado. Ciao, ciao. Allora, il risotto è pronto. Ho aggiunto il riso al cavolo rosso che ha cotto. Poi ho aggiunto un po' di olio, altre spezie. Ho aggiunto un po' di noce moscata, un po' di pepe, così cos'ha. E poi adesso ho aggiunto un quark. E adesso vado a mantecarlo bene. E poi così è pronto per andare in tavola. Io spero che questo video, che questa domenica con noi vi sia piaciuta. Se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che la programmazione è cambiata e essendo noi da domani, per me e per voi da oggi, in zona arancione in Piemonte, la programmazione sarà il lunedì, il mercoledì e il venerdì con un nuovo video e il sabato con la live. Non c'è un orario perché in base a come sono i bambini, a quello che ho da fare, cerco comunque di farvelo uscire nel primo pomeriggio. Comunque io vi saluto, pregate per noi e per queste bambine. Comunque ho sentito la mamma, ha detto che stanno bene, quindi va bene. Speriamo vada tutto bene. Aspettate che vi giro. Ho lavato i capelli e stanno schizzati come una pazza. Io vi saluto. Noi ci vediamo quindi mercoledì con un nuovo video. Buona giornata, buon proseguimento di giornata. E grazie a tutti i nuovi iscritti e grazie a chi ci segue dall'inizio. Ciao, al prossimo video. One, two.